Eccomi qua, appena arrivato dalla prova del casco LS2 Stream 2, un casco integrale di fascia entry level. Io l'ho utilizzato, come avete visto, su una naked, ma ce lo vede bene anche su una sportiva, perché no, una turistica, ma anche uno scooter sportivo, quale potrebbe essere il T-Max, il re degli scooter sportivi. Perché? Perché è un casco integrale, dunque massima sicurezza, dà la calzata anche piuttosto sportiva, perché come vedete è molto avvolgente l'interno. Dunque all'inizio si ha un po' la sensazione che sia stretto, però una volta inserita la capoccia all'interno della calotta, tutto migliora, perché gli interni sono molto confortevoli ed è confortevole anche indossato. Un casco tutto sommato che ho trovato piuttosto silenzioso, pochi frusci, un aspetto non banale. Mi è piaciuta la ventilazione, sono arrivati i primi caldi, diciamo, estivi, e l'ho trovato un casco che con le prese d'aria aperte fa passare un buon quantitativo d'aria. Ovvio, ci sono dei caschi, se vogliamo, più freschi, ma bisogna mettere in conto un budget decisamente più alto. E poi un'altra cosa che mi ha convinto è la qualità delle visiere, perché non distorcono né quella principale né quella parasole. Facile da azionare, un po' come tutti i comandi, sia con i guanti estivi sia con quelli invernali. Ho usato un po' e un po', perché con le piogge ho usato quelli invernali, col caldo quelli estivi. E dunque comandi facili, visiere che non distorcono, buono il campo visivo. Adesso però vi vado a raccontare tutte le sue caratteristiche tecniche. La prima, e se vogliamo la più importante, è che LS2 Stream 2 è ora omologato secondo la più recente, ma anche più stringente, normativa ECE 2206, che lo rende di per sé già più sicuro del suo predecessore. Come suo predecessore, però, la calotta è ancora in KPA, un materiale studiato da LS2 che mette insieme le termoplastiche e l'aramide per garantire leggerezza ma anche resistenza all'impatto. Ora però la calotta è realizzata in tre diverse misure per garantire compattezza, leggerezza, ma anche sempre il giusto rapporto tra interni deputati alla sicurezza e quelli invece deputati al comfort, ovvero lo strato di gomma piuma e i suoi tessuti. Inedite le prese d'aria, sia quelle sulla mentoniera, sia quella sulla sommità della calotta. Dal punto di vista della sicurezza vi segnalo la chiusura di tipo micrometrico e, come dice questo adesivo qua, la rimozione facilitata dei guanciali in caso di emergenza. Questo rende molto più semplice la vita dei soccorritori che sono deputati appunto al primo intervento. Da quello puramente pratico invece vi segnalo che all'interno della calotta c'è la predisposizione per il montaggio degli speaker di un sistema interfono Bluetooth, ma anche quella per facilitare l'inserimento delle astine degli occhiali. Ottimo il campo visivo offerto dalle visiere e anche la qualità, non distorcono come vi ho già detto nelle impressioni a caldo. E poi, a proposito di visiere, sono trattate anti-graffio e anti-UV. E poi avrete sicuramente riconosciuto questo nottolino qua. Serve per il montaggio della visiera Pinlock Max Vision 70, che però non è compresa all'interno della confezione. Però, se vogliamo, il prezzo competitivo che vi svelerò tra poco è una buona giustificazione. Per finire, gli interni, che sono sfoderabili, lavabili, anallergici, un casco molto confortevole e anche piuttosto silenzioso, sempre considerando la fascia di prezzo. LS2 Stream 2 è disponibile dalla taglia XS fino alla XXL. Si possono scegliere le versioni più sobrie, monocolore, bianco, nero o grigio a 129 euro, oppure lasciarsi tentare dalle numerose grafiche, andatevele a guardare sul sito di LS2, e spendere un po' di più, 149 euro. Dunque non avete, secondo me, più scuse se siete alla ricerca di un casco da moto. Lasciate perdere quelle immondizie che si trovano nei centri commerciali, perché, come avete visto, ci sono delle proposte
a un ottimo prezzo, che offrono davvero tutto ciò che serve.